Ok, buonasera a tutti e benvenuti al terzo appuntamento della mostra di tributo a Lucio 48, che è connessa con una serie di appuntamenti. Ecco, questa sera con noi abbiamo un amico che è Riccardo Caldura, che è direttore dell'Accademia delle Belle Arti ed è un amico di Lucio, è un amico di Lucio 48, quindi l'abbiamo invitato per questo motivo, per parlare di Lucio insieme a lui. E sì, mi limito a dire due cose. Ricordo che questa iniziativa è stata organizzata da da Musica Serenissima, associazione Mestre Mia, in collaborazione con la Semicroma e il contributo sostanziale del Comune di Venezia, e abbiamo anche due aziende che ci hanno dato una mano, che sono VS S.P.A. e Dogal Strings di Venezia. Ricordo gli ultimi appuntamenti perché ormai siamo in fase conclusiva, abbiamo già avuto questo terzo appuntamento qui alla Provvederia, poi ci sarà un appuntamento il 10 con Gianfranco Bettine e l'11 avremo uno spettacolo breve, ma uno spettacolo comunque, che si chiama Notturno Imperiale ed è liberamente tratto da Unter Der Langen, testo teatrale di Roberto Roversi del 66, con parola musica di Lucio 48 per Carlo D'Amato e Francesco Sartori. Ultima cosa, vi ricordo che il 12 al Candiani ci sarà il concorso per le nuove voci, per i cantautori e band che scrivono le proprie canzoni, e ognuno di questi artisti canterà una propria canzone, sarà la cosa più importante, ma siccome è la prima edizione abbiamo chiesto a ognuno di loro di fare anche una canzone di Lucio 48, così avremo questa meravigliosa possibilità di sentire le canzoni di Lucio dal vivo ancora, e questa per noi è una cosa bellissima, quindi vi ringrazio. E allora io darei la parola a Riccardo e direi che lui ci raccontasse, tornando indietro naturalmente di un bel po' di anni, credo. Me lo fai pesare già? No, ma facciamo, sai, come nei film, no? Facciamo un flashback. E torniamo, un grosso flashback. E torniamo nella Mestre degli anni 70-80. Tu eri nato, sì. Io sì, purtroppo, sì, confesso che ero nato. Ero giovane, ma ero nato. E in quel periodo là si crociano le strade due mestrini, uno si chiamava Lucio e uno si chiama Riccardo, eccolo qua. Raccontaci un po' come vi siete incrociati. Era facile perché io abitavo in via Rubicone, che era trasversale in via Carossa, e conoscevo Lucio perché con Francesca, via Ambalagi, no? Cos'era? Via Tirso, che anche lei è una trasversale di via Carossa, in prossimità della curva, no? Quella che poi va verso via San Lorenzo. Allora, ci incrociavamo perché... Allora, io devo dire che è davvero tanto tempo fa, adesso parlando minimo seriamente. Dunque, io ho conosciuto Lucio e frequentato, certamente, e nella fase ante Lucio cantautore, o meglio, sono arrivato all'orlo di quella fase lì quando ha fatto il primo long play. Cioè, qui c'è Piercarlo che sa bene queste cose. Ciao Maurizio. Era Lucio 48 col gatto, primo album, quello di 48. Ecco, io sono arrivato quando lui, sono arrivato prima di quando cominciasse questo periodo di cui io conosco. Prima che andasse lo studio. Sì, questa qui. Allora, i motivi quali erano? Ma a parte la facoltà di lettere, perché eravamo iscritti tutti e due a lettere a San Sebastiano, non credo che fossimo nessuno dei due studenti universitari in modello, onestamente. Però frequentavamo, forse un pelo più io, ma poca roba più di Lucio. Sì, poi no, la cosa l'ho fatta seria quando mi sono messo a studiare con Galimberti, sì, quello sì. Però l'interesse, a parte l'essere appunto alla facoltà di lettere e filosofia, era legato in qualche modo alla letteratura. Cioè, la cosa che interessava a lui, interessava a me,
ma non aveva ancora una forma specifica, nel senso di riconoscibilità esterna, pubblica, come sarà poi in seguito, era legata alla poesia. Certamente questo era il punto di contatto. Tutti e due si scriveva versi. E questo ha fatto sì che c'è stata una comunanza di una buona intensità, ma non perché eravamo critici letterari o non fregava niente, proprio niente, era proprio qualcosa che riguardava quel tanto di visione del mondo che vieni costruendo quando cominci a scrivere poesia, o quando ti provi a scrivere poesia. E in questo senso abbiamo fatto per un piccolo, non lungo tratto di strada, poi la divisione è questa, insomma, lui più verso la musica, io più verso l'arte e la filosofia, e è stato partecipare a una mestre, anche se nessuno dei due faceva parte di chissà che guarda l'aggruppamento, se no genericamente a sinistra, ma come erano un po' tutti in quegli anni, partecipare a una mestra di fermento, diciamo così. Ma dove andasse il fermento non è che non si capiva bene. Però ce n'era, sì, si respirava. Sì, era molto intenso, era molto intenso, per cui gli appuntamenti erano fra via Carossa, o appunto via Tirso, e piazza Ferretto, dove Lucio arrivava. Io mi ricordo che aveva il motorino, il ciao, no? Ciao. Lui usava moltissimo il motorino, il poeta in motorino praticamente, e si muoveva spessissimo con questo, no? Credo odiasse non poco quell'impedimento che aveva, per cui doveva aiutarsi eventualmente col bastone, no? E per questo col motorino si muoveva più facilmente, più celermente. Dunque il fermento era in quella sorta di situazione in cui qualcosa riguarda il politico, non poco, ed erano i movimenti, diciamo così, dell'extraparlamentarismo, il che vuol dire fra i gruppi che facevano parte di Avanguardia Operaia piuttosto che di Lotta Continua, i collettivi politici studenteschi, no? Credo che Lucio avesse un relativo interesse verso le posizioni della cosiddetta allora nuova sinistra, nel senso si inquadrava lì, ma non credo che avesse una particolare... Sì, anche perché era, diciamo, difficile capire, perché era una galassia talmente estesa, no? Per sì, cui c'erano tanti microgruppi che però ognuno si distingueva, sì, a livello ideologico dall'altro, quindi non andavano, sì, d'accordo. Poi la Ruffe, sì, poi credo che Lucio avesse francamente detto un certo distacco, certo, da questo tipo di, sì, politica. Sì, sì, no, però erano nelle sue corde, francamente detto, penso di no. Però l'altra componente, insieme a questa, diciamo così, della galassia extraparlamentare, era legata a una confusa creatività che era segnata dalla musica, certamente, jazz, anche questo in qualche modo mi riguarda, cioè mi riguarda nel senso che mio fratello mi ha ricordato, sì, era poi Massimo Donà, Maurizio Trionfo, c'era tutto un gruppo, Piercarlo, un gruppo di persone che si occupavano tanto di musica, e la letteratura. E qui c'è Massimo Semenzato, che anche lui è uno... Cioè, poi cosa è successo? Che da questo interesse per la letteratura è nato effettivamente una sorta di sodalizio. E il sodalizio, se non ricordo male, si chiamava Odrebrecht, dal raccontino di Kafka, di questo gesto misterioso che trovi dappertutto ma non sai mai ben che cos'è e dov'è. E il punto, diciamo così, di riunione, se riunione si poteva dire, ma poi torno a Lucio, è una cosa un po' più personale, era anche, non solo, anche la piccola galleria d'arte in via Mazzini 5, centro maestre praticamente, che verifica 8 più 1, che era tenuta da Sara Campesan, Franco Costalonga, poi sono artisti bravissimi tra l'altro,
lì sarebbe tutta un'altra storia di mestre che è legata a professionisti d'arte contemporanea che hanno per 30 anni, come poi è noto, alimentato una costante attività espositiva. Allora, in quel periodo lì ci trovavamo allo spazio di verifica 8 più 1 per qualche riunione del gruppo Odradek, dovuto anche perché questa cosa, dovuta cosa? Al fatto che una di noi che era Eva Viani, che è la figlia di Alberto, era la nipote di Sara Campesani, per cui c'era un incrocio in qualche modo della famiglia Viani Campesani. E noi potevamo per questo motivo frequentare un po' quello spazio e abbiamo fatto qualche serata leggendo. Ma sempre per ritornare all'atmosfera, allora Odradek, aspetta, se vi ricordo bene, era composto da 5 persone, appunto Lucio, io, Massimo Semenzato, la Claudia Dio, che ricordavamo poco fa, e Antonio Biglietti, e Marco Pancino, è Marco Pancino. Abbiamo fatto una sorta di dattilo scritto che stiamo disperatamente cercando di capire dove l'abbiamo infilato, che era appunto scarti inediti per gli anni 80, dunque sarà stato la fine del 79, primi 80 che l'abbiamo fatto. E lì è stato il primo momento in cui il sodalizio ha preso una qualche forma, e tra l'altro entrando sempre attraverso la galleria, verifica 8 più 1, entrando anche nella prima rassegna dei gruppi autogestiti in Italia, che roba da filologia spinta questa, 1980, che è un volume raro che si trova, in cui nelle pieghe delle pagine dedicate al gruppo verifica 8 più 1 si trova anche il sodalizio Odradek, per cui c'è anche una microregistrazione da qualche parte di questo gruppo informale. Nessuno di noi aveva in testa di fare associazioni culturali, niente, nessuno. Però questo certamente focalizzava, a mio avviso, piuttosto bene che l'interesse di Lucio, almeno in quegli anni in cui io me lo ricordo che l'ho frequentato, non era né per la politica né francamente per un'altra deriva che è andata tragicamente di moda, certo, che era frequentare droghe più o meno pesanti. Però credo questo evento qua ci ha segnato, anche se in maniera pesante. Non eravate, diciamo, impegnati nei gruppi, diciamo, formalmente lui, io un po' più sempre. Credo che all'epoca chiunque facesse un'attività creativa avesse anche una forte carica di impegno politico-sociale, quindi probabilmente, almeno poi in quello che è scritto più tardi, no, Lucio, si vede come c'è una profonda riflessione su quella che è la società in questo momento e su quello che potrebbe diventare, o sull'uomo in sé. Sull'uomo in sé, cioè io direi che l'approccio di Lucio, almeno è un approccio eminentemente da letterato poeta, che cercava, al di là dell'amicizia, compagni di strada, perché ci incrociavamo essendo anche fisicamente vicini, certo, no? Io abitavo ancora con i genitori, lui e Francesca erano fra i pochissimi che di noi avevano un piccolo appartamento in cui vi potevi andare la sera, cenavi da loro, e me lo ricordo bene perché c'era, se non ricordo male, era a sinistra la cucina, sì, e poi dalla parte di fronte c'era lo studio con la libreria, e la libreria era a parete, ed era già una libreria importante perché Lucio aveva molti libri e aveva un rapporto strano con i libri, cioè nel senso che secondo me leggeva molto, ma non leggeva in maniera canonica, nel senso che secondo me, almeno mi sembra, ricordandomelo ora, che era così tanto toccato da qualsivoglia frase che leggeva da rilanciare subito, per cui i libri erano, io mi ricordo, intarsiati, cioè a volte scriveva dappertutto, scriveva l'altra copertina, nel bordo, ma magari averli, cioè perché probabilmente avresti versi, commenti di Lucio
sostanzialmente è un rapporto molto fisico con la lettura, più che un rapporto da studioso. Penso che questo, per questo anche lettersi lo interessava, insomma. Mentre certamente gli interessava la letteratura, ma come una miniera che scavi e genera subito dopo qualcosa ancora. E quali erano gli autori che ti ricordi? Questo non me lo ricordo. No, non me lo ricordo. Lo Kafka c'era. Kafka sì, ma questo l'ho nominato perché era sul nome. Non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me li ricordo adesso. Mi piacerebbe dirti che c'erano gli austriaci e i tedeschi per simpatia e certo. Penso di sì, però. Penso, forse, io non lo ricordo se guardavamo già Peter Handke. Però era, come dire, c'era un altro sodalizio molto più rilevante. Io non so se Duccio lo guardava, ma secondo me ne abbiamo parlato, perché io poi li ho conosciuti, che era quello milanese legato alla rivista Niebo. E lì vedevi che c'era una forma di poesia. Niebo aveva una figura di riferimento importante, che era Milo De Angelis. Milo De Angelis è bravo. Milo De Angelis, Emilia Buffetti, Roberto Mussati, un po' questi. Ma era una forma di poesia, diciamo così, post-ermetica, molto, molto spinta, e secondo me noi non eravamo tanto lontani da quel sentire lì. Non so se Lucio abbia avuto contatti con Niebo direttamente, non credo. Io sono andato, poi sono stato invitato da loro una serata a Milano e a parlare di poesia, di cosa vi parlare. Però il clima era quello, ecco, stavamo forse un po' attenti a quella fase della poesia contemporanea in cui c'era sperimentazione, ermetismo, molto post-ideologico, e insomma era più questo, ecco. Per cui di Lucio io mi ricordo le discussioni a casa sua, ma non saprei ripetere una discussione. So che mi trovavo volentieri, francamente adesso mi trovavo volentieri con Lucio. E per cui quando ha cominciato a star male, poi io sono andato, cioè, che lui non stava, aveva a volte qualche depressione, no? Cioè, io non so se potevo aiutarlo, me lo sono chiesto anche per mio fratello. Ma poi le strade si dividono, nel senso che poi sono proprio andato via, no? Cioè sono andato via per anni, sono andato via fisicamente, sono andato via fisicamente dal febbraio 88, grosso modo. Io sono stato fra Salisburgo, Monaco, un po' Vienna, cioè fino a quando ho cominciato a lavorare a Venezia nel 90, anno accademico 94-95. È chiaro che poi quando ti sposti fisicamente, no, poi generi un'altra situazione, ho generato una famiglia, e i legami della quotidianità vengono meno. È vero anche che io ho visto Lucio dopo il periodo, appunto, diciamo così, dei poeti giovanili. Sono stato anche a trovarlo, so, io ho conosciuto sua sorella, sua mamma, sono stato a trovarlo a casa sua, sì, come poi è successo, perché è successo. Negli anni giovanili, cioè io mi ricordo una personalità complessa, ma in qualche modo solare, no? Non facile, io non credo che Lucio sia stato una persona facile. Intensa, certamente facile, non lo so. Però è questo, ecco, che però no, è Lucio, no, che passa sempre solo come una persona schiva, doveva avere anche un carattere pieno di umorismo, perché nelle sue canzoni ci sono canzoni in cui fa ironia su se stesso, ironia sulle cose, sulle persone, quindi si coglie anche questo tipo di intelligenza. Tra le tante forme in cui si esplicava la sua intelligenza c'era anche questa forma. Quindi probabilmente, come tutti noi, era una persona, no, che aveva diverse facce del suo carattere da mostrare. Non era... Allora,
per cui mi ricordo io e poi c'è un'altra sfumatura. Per come mi ricordo io, e vale per lui e vale per me quando ero con lui, cioè non è che eravamo proprio due collettivi, eh. Cioè che pure io, francamente detto, forse una qualche propensione verso il social, la politica, perché ho fatto il liceo scientifico, facendo un po' il liderino, il quarta, quinta liceo, ma con Lucio non è che ci siamo trovati. Beh, mi sono sempre trovato con Lucio come persona, con ristretto, sì. Non è una persona sociale. Ci interessava questa cosa qua della letteratura, questa cosa qua di capire cosa succedeva a Mestre. Me lo ricordo come fosse adesso, l'enorme entusiasmo e l'orgoglio che aveva quando mi ha mostrato Regina per la prima volta, cioè la bimbetta Regina, la guardi via verde, insomma. La Regina, quel nome era proprio quello che lui aveva intitolato Regina. Ecco, per cui era anche primo che di noi aveva avuto, cioè, aveva una storia, no? Aveva anche una figlia, non solo l'appartamento, la moto, ma la figlia. E questo è successo piuttosto presto, no? Perché credo, è stato piuttosto presto. Sì. E diciamo, in questo periodo che avete vissuto negli anni giovanili, insomma, insieme, c'è qualche avvenimento cittadino, nazionale, internazionale, che ha colpito particolarmente la vostra mente di giovani ragazzi, però già così pieni di idee, di richiami intellettuali? Ma allora, cioè, perché il mondo era molto in movimento, per quello che... Sì, il mondo è in movimento, ma a me sarà anche pesante, è una messa in cui potevi starci dentro, dovevi anche difenderti, perché c'è gli amici intorno, stavano facendo ben casino. Cioè, sono stati gli anni pesanti, esatto. Poi abbiamo avuto, francamente detto, la lista dei morti. Cioè, per cui ci si difendeva anche un po' nel ritagliarsi uno spazio nell'ambito del creativo, intimo e di nuovo nei rapporti personali non superficiali. Perché la situazione intorno non era facile. Cioè, anche nel gruppo stesso degli amici che si occupavano di poesia, qualcuno di noi poi ha avuto contatti con quei armati. No, noi no, con i gruppi armati, però molto vicino a noi sì. Cioè, avevi veramente i compagni di classe che il cui fratello era a prima linea. Cioè, allora, questo, cioè, erano anni anche pesanti, erano 10 anni di piombo, ma è vero. Cioè, per cui c'era per un verso la deriva verso le droghe, prima leggera, ma molto velocemente altro. Qualcuno di noi, giovanissimo, che ci ha rimesso le penne, no? E questo ha segnato non poco e da vicino il gruppo. No? Quando, vorrei dire, ma quando muove Paolo... Paolo Arduin, cioè il fratello di Enrico, siamo rimasti secchi, cioè cazzo, ma Paolo ha 17 anni, sì, no, 17 anni, è morto in vasca da bagno, insomma, anche l'ha trovato, cioè, però che buono, cioè, ci ha toccato sta roba. C'era devastante? Sì, era pesante. Non avevamo nessuna informazione. Era pesante. Poi gli amici, quelli che erano sia nel gruppo dei creativi come Antonio, no, Viglietti, che era molto bravo, molto bravo, molto radicale, molto rivoluzionario, bravissimo poeta anche lui, cioè bravo, me lo ricordo bravo. Poi aveva già un interesse per le culture orientali e poi effettivamente lui se n'è stato per anni in India. Ma poi si sono allontanati da Mestre perché hanno creato situazioni completamente altre, molto alternative, no? Cioè, per cui di conseguenza quelle tensioni nel tessuto mestrino poi hai reagito anche con una sorta di diaspora, no? Ci si è allontanati. Per un verso devi avere cosa? Ti fai le sponde armate, quasi dall'extraparlamentarismo? No. No. La droga, francamente detto, io non mi ricordo che interessava Lucio, non mi sono mai trovato. Cioè, io non fumo, per cui ho poca virtù su questo, perché io non ho mai fumato, dunque era facile dire che non fumavo, perché non mi facevo i cannoni. Era facile, tanto non fumo, per cui... Ma Lucio, secondo me, io ho sempre pensato, non ne aveva bisogno, cioè la spinta interiore era talmente forte, l'aspetto immaginativo naturalmente forte, che gliene frega. Cioè, non credo di interessasse benché minimamente questo...
anzi che tutelasse proprio questa sua creatività, questa capacità immaginativa, non alterando niente. No? Ecco, questa è una cosa che ci accumulava, ad esempio. Quindi nel vostro sì. caso, diciamo che la spinta creativa è stata anche una difesa, sì, sì, sì. è stato un involucro che vi ha protetto. Sì, insomma, anche se nessuno di noi l'ha pensato certo. come involucro che ci protegge, perché queste cose qua ti vengono un po' spontanee. Certo, arrivano così. Però alla fine è stata un po' una tutela, no? E per Lucio è stato evidente, cioè dove poteva andare Lucio se non in direzione della creatività? Non aveva scelta, non aveva scelta. Cioè, allora, la differenza fra me e Lucio è che lui è più radicale, nell'intimo del poetico è più radicale di me. Io sono più mediatore, forse è questo anche che a lui gli interessava a me, perché anche certo. c'era un po' così. Scambio. Sì, c'era uno scambio, ma anche un punto di posizione un po' diverso. Per cui io poi ho mediato nel senso che accetto che devi fare un lavoro, certo. che devi focalizzare una roba, Lucio non può accettare di fare un lavoro, non può accettare di fare un lavoro, o Lucio fa il creativo o cosa fa? Certo. Se fosse molto ricco avrebbe fatto il redditiero certo. da qualche parte, cioè, era di buona famiglia, io non mi ricordo certamente Lucio con difficoltà. Ma è evidente che la vocazione che lui poteva avere era quella creativa. Sì, l'urgenza creativa non lo sì, poteva sì. fermare. No, ma non lo poteva fermare per la necessità di vita. Era la necessità di vita. Per cui, secondo me, il punto di contatto con la musica è stato quello più concreto per lui, perché parliamoci chiaro, certo. la poesia è bella, ti fa percepire la realtà in maniera un po' diversa, che non è male farla come esperienza di frequentare la letteratura e la poesia, però non è che genera panino e pagamento di bollette, prima o poi devi diventare concreto, devi mediare quell'esperienza che ti viene un po' dall'aver frequentato la letteratura con qualche lavoro. Ma con quale lavoro mediava Lucio, se non quello creativo? Per cui che dall'aspetto poetico fosse passato a Lucio 48 era molto, molto giusto. Poi lui giocava sul 48, sì. perché il 48 è l'anno della rivoluzione ottocentesca, certo. è un 48, certo. Beh, lui ci giocava. Ci giocava, ci sì. fatto sì. anche delle cose interessanti sì. su questo fatto. Sì. Ma quello che voglio dire è che Lucio sicuramente doveva fare quello nella vita, sì. però un'altra cosa, io penso, leggendo quello che ha scritto, è che secondo me un artista così libero, così anarchico, non poteva far parte di un gruppo politico. No, perché no. era un po' come Pasolini, non sarebbe stato capito, non sarebbe stato accettato all'interno di un gruppo. Lui aveva delle precise e vedeva lontano cose che noi non vedevamo e le voleva raccontare queste sì, cose. Questo è bello dirlo dopo, quando sei dentro non è che guardi lo sai. Lontano. No. Guardi dove ti viene di guardare e sai che quello che hai intorno qualcosa ti interessa e molto non ti soddisfa. E l'istinto cerchi un altro sentiero, insomma. Poi c'erano anche appunto un po' questi contesti, per cui Lucio, io credo che avesse conosciuto anche lui Luigi Viola. Io di sicuro, ma anche Lucio. Perché dico Luigi Viola? Luigi Viola sono i quei personaggi. Lui fa l'artista, il professore dell'accademia, insomma è stato professore di liceo, lo scientifico, lui ci ha fatto il classico però, sì. E molto giovane perché venì fuori dall'università di Padova e poi cominciava a insegnare, no? E, però perché era interessante? Perché lui era in contatto con i gruppi della poesia d'avanguardia, con Franco Verdi, e in qualche modo anche Luigi era una di quelle persone che facevano parte di questo contesto legato agli aspetti appunto di nuovo della parola, della creatività che conoscevamo e su cui c'era uno scambio poco più anziano di noi, perché no, neanche una decina d'anni secondo me. E dunque anche Luigi Viola verso questo gruppo di persone che abbiamo nominato, certamente ha avuto una qualche influenza, comunque era uno che faceva girare informazioni e materiali che non erano certamente quelli della politica o della propaganda politica, no.
neanche delle cose solite che si trovavano no, nei no, libri di no, scuola. No, insomma. No, puoi immaginare, certo, non è capitato lontanamente. No, io mi ricordo queste cose perché Luigi si era laureato con una tesi sul secondo futurismo e io mi sono letto la tesi di Luigi che ero in quarta liceo, per cui quando comincia a dire aspetta un attimo, ma come? Qua secondo futurismo? Allora cominci ad informarti su quello che era l'underground della letteratura di allora e ovviamente di queste cose con Lucio si parlava, da qui quello che sa uno poi lo dice l'altro e si generano così le informazioni. E dunque era di lì che c'erano gli interessi e anche, diciamo, le relazioni che poi si sarebbero un pochino sedimentate, cioè per dire con Luigi Viola sono ancora in contatto, proprio di amicizia piena. E le poesie le leggevate anche sì. O solo le scrivevate? Cioè gli capitava anche sì, di avere dei momenti? Sì, allora, questo, sì sì, si poteva anche provare a leggerlo, in galleria abbiamo provato a leggere. Adesso qui non mi ricordo bene, ma allora abbiamo fatto una serata dadaista che era alla pizzeria della stazioncina di Carpenedo. Sì, 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 sì. Via Trezzo. Via Trezzo, in fondo Via Trezzo, dove c'è prima dei binari c'è la pizzeria. E allora che cosa abbiamo fatto? Allora, fra i gruppi di quella creatività che non era politica, c'era il teatrino alla Murata, giusto? Sì. Qua dietro, cioè, anche questo è un luogo che insomma si andava a vedere quando c'era qualcosa. E allora che cosa abbiamo fatto? La musica era il jazz, ma il jazz stava venendo fuori. C'era anche un po'. Allora, fra le persone che hanno avuto un po' a che fare con il milieu culturale. Con il teatro e poi con la musica c'è certamente stato anche Mario Esposito, che poi ha fatto il dirigente certo, a Milano. Il comune a Milano. Comune a Milano, poi però. Venezia, mi sembra. Sì, sì. E, però a Milano aveva portato per la prima volta Dario Fo, sì. Toschi, per cui sentivamo queste cose, no? E a Mestre sono cominciati ad arrivare gli appuntamenti sul jazz. Forse. Che non prima, so se c'era prima, ancora Caligola, penso prima di Caligola, prima di Claudio, prima della, sì, prima di Caligola, prima del concerto, però diciamo era questo che per ritornare a diciamo così all'atmosfera dei fermenti di cui prima parlavi era questo, no? Dunque la serata dadaista si componeva di interventi jazz di un sestetto. C'erano dentro i due fratelli Tonolo, Marcello, Piero, penso Donà, Massimo, e mio fratello, che Massimo e mio fratello avevano insieme nella musica, loro hanno studiato poi al Conservatorio di Giuseppe Verdi di Milano con Giorgio Gaslini, no, per fare l'orchestra. Io ho ascoltato anche un disco dove c'è tuo fratello. Sì, sì. No, con Gaslini. Sì, sì. Poi. Era ancora prima, credo. Prima della chiesa. Prima. Sì, ma loro... Vabbè, era per dire le erano persone. Erano anni eroici, nel senso che Gaslini è stato il primo che ha portato nel conservatorio... La cattedra di jazz. Sì, sì. Mi ricordo Massimo e Maurizio. Massimo, forse era a 2 anni di differenza da Maurizio. Cioè, erano ancora al liceo tutti e due, fine settimana... Partivano per Milano, andavano a fare le lezioni, andavano a studiare. E allora la serata d'arte era composta dal sestetto jazz, poi era composta dai poeti e da attori del teatro per Mestre che leggevano. Quali erano le pagine da leggere? Erano quelle nostre, dei poeti, e quelle del dadaismo zurighese. Scherzavano mica, cioè, dunque bisognava stare lì a leggere i Lausgedicht, i poemi sonori di Hugo Ball piuttosto che di Richard Welsenbeck, che è proprio il gruppo zurighese del 16, e Donà, che aveva anche un'abilità grafica notevole, che ce l'ha ancora, perché anche ogni tanto fa le copertine degli disegni, eccetera. Aveva fatto due manifesti che si chiamavano Serata Dada,
stretto fatto diventare in veneziano Seratala, ed era strapieno, non sono riusciti a vendere una pizza perché non si riusciva letteralmente a consegnare le pizze, a muoversi dentro. Però ecco, faceva sempre parte, diciamo, di quelle atmosfere che non si erano ancora ben definite, ma in cui persone legate ai linguaggi espressivi si incrociavano a mestre. Lucio era ovviamente ben conosciuto in questi ambienti. Questo mi ricordo. Erano anni molto su, diciamo, voglio dire, da una parte difficili, da una parte semplici, nel senso che era semplice fare amicizia e avere relazioni intellettuali, poi era difficile perché c'erano tante altre difficoltà e era un periodo complicato, insomma. Però diciamo che la parte creativa di quel periodo là, io la ricordo ancora con molto affetto, anche grazie a Dio di aver vissuto un po' di parte quegli anni là, perché erano anni formativi, importanti, insomma, un giovane poteva anche avere un po' una crescita intellettuale, poi ovviamente doveva completare il suo percorso, però assorbiva tante cose, se ne assorbivano. Oh, sì, certamente sì, ne assorbivi e ne restituivi. Io credo che una parte di quei fermenti là poi si è proseguita, abbia assunto le forme, perché Lucio è diventato effettivamente, certo, un cantautore noto, ovviamente è diventato un musicista, certo. Io mi sono dedicato relativamente all'altro, poi certo, magari meno alla poesia, più all'arte, alla filosofia, più all'insegnamento, certamente sì. Ma non è che siamo andati molto lontani, certo, da dove... dal luogo in cui ci incontravamo in quegli anni, per cui poi alla fine i fermenti hanno assunto una qualche forma. Quindi voglio dire, sono stati importanti, nel senso, sì, che poi sono sfociati. Sì, sì. Poi, allora, il punto era, se per tornare ai linguaggi di allora e ai bisogni, era legato alle forme dell'aggregazione, no? Sì. Le forme dell'aggregazione potevano essere più quelle politiche, allora per questo il teatro della Murata, la galleria, piuttosto che il bar, queste cose qui. E su questo, secondo me, questo aspetto qui, che poi si trasformano le cose e cambiano, però lo ritrovi fin dentro le prime riflessioni sul perché dobbiamo avere il Candiani o non avere il Candiani, perché Mestre deve avere il centro culturale, che si chiamava CSC, si chiamava il Candiani, si chiamava Centro Servizi Culturali. Quanti anni è stato fermo, è stato inutilizzato? Credo almeno 20 anni. Allora, guarda, se vuoi qui sappiamo un altro capitolo. Sì, voglio dire, io, no, tutti anche, quello, anche quella è stata una conquista, no? Alla fine. Alla fine sì, ma la spinta anche del Candiani si generava dai fermenti della seconda metà, fine, sì, anni 70, primi 80. Certo. Cioè era in qualche modo quel di cui pensavamo Mestre avesse bisogno e che non poteva essere soddisfatto dalle forme, per ritornare alla questione di prima, dell'aggregazione politica-sociale, ma dovevi lavorare sul culturale, no? Cioè, queste cose qui, anche come dire, nelle prime linee della concezione del Candiani, le ritrovavi dentro, perché questo non riguarda più soltanto me o Lucio o gli amici della poesia piuttosto che della musica, riguardava anche una riflessione che si è certamente fatta in ambienti veneziani e che poteva aver coinvolto Luigi Nono piuttosto che Emilio Vedova, quando si provava a configurare questo benedetto centro per Mestre, no? La parte che il Candiani sia uno strano edificio e aveva una parte vuota era perché la pensavano come una cavea in cui il rumore della musica sperimentale, tipico di Nono, si fondesse col rumore della città, col noise urbano, no? E un po' anche la non definizione della funzione d'uso del Candiani era perché la si pensava come aspetti laboratoriali in divenire, in progress. Poi non è andata così, poi c'è stato lo scandalo della Maltauro che ha bloccato tutto per tanti anni, e però, diciamo, qualcosa dei fermenti che agivano nei gruppi giovanili si è riversata anche nel bisogno di un centro più strutturato su Mestre, no? Sappiamo tutti la questione di fondo, se voglio pagine che non riguardano Lucio, qui andremo altrove, come si rappresenta Mestre, no?
allora a me se si rappresenta o come comune autonomo, dimentichiamocelo, oppure come non, oppure attraverso i luoghi della cultura. Allora la cultura ha in qualche modo provato a equilibrare la mancanza di autonomia politica amministrativa. Erano dei ragionamenti che si facevano allora, però erano, ti dico, nei fermenti erano quello su cui noi provavamo a agire in maniera del tutto destrutturata, perché non c'era strutturazione, non c'erano nemmeno i giornali erano in Piazzettino, Nuova Venezia non c'era. No, non c'era ancora. Okay. Poi un'altra cosa, quello che una riflessione mi è venuta da questa cosa, arriviamo poi alla contemporaneità, no, rispetto alle riflessioni sul passato. Erano anni, no, in cui era difficile di oggi farci una cultura, perché quando tu cercavi un libro particolare o lo trovavi in una biblioteca specializzata o lo dovevi ordinare, dovevi aspettare che ti arrivasse, però c'era anche questa ricerca, no? Il bello di aspettare che il libro che tu avevi ordinato ti arrivasse, leggerlo, confrontarlo con gli amici, scambiarselo. Cioè c'era comunque meno materiale a disposizione, ma la voglia di cercare era continua. E mi ricordo, io amato della musica, no? Che ogni volta che facevo un viaggio andavo fuori in un'altra città, andavo in un'altra libreria, andavo in un negozio di dischi più grande di quelli che avevo in città per cercare cose che qui non avevo, magari trovavo un libro di Spartiti, un libro sulla letteratura che mi interessava. E adesso invece è tutto disponibile, perché teoricamente, no? Perché internet ti apre il mondo, tu puoi comprare un libro su un sito che arriva domani, oppure lo puoi leggere direttamente sul computer. Però secondo me quello che manca oggi per coloro che hanno l'età che noi avevamo all'epoca è una forma di aggregazione culturale, forse. Cos'è che manca secondo te? No, adesso vuole un compito diverso, per cui è un po' diverso. Cioè, allora, stiamo ai libri, che questo è interessante, perché questo spazio qua non è uno spazio qualsiasi. Certo, qua c'era la biblioteca. Qui c'è la vecchia provvederia, la biblioteca di Mestre. Certo. E avevamo il tesserino, per il noleggio dei libri. Sì, sì. Ha lasciato un periodo di carta, ti ricordi? Adesso è diventata una tessera elettronica. No, scrivevi appena quando lo avevi, era la penna, cioè poi quando lo dovevi consegnare. E la tesserina valeva per 3 libri alla settimana, al massimo che potevo. Io mi sono spostato 3 libri. Penso che Lucio frequentasse o avesse libri, però credo che preferiva averli. Certi libri poi non erano neanche in prestito, cioè alcuni erano alcuni li consultavi. Dovevi consultare qui sopra, sì, la maggior parte li consultavi. Certo, erano altre stagioni. Che cosa manchi adesso di aggregazione? Non lo so. Adesso la situazione è molto, oserei dire, molto diversa, molto più matura. In questo momento a Mestre c'è il problema di ridefinire non solo il Candiani, ma l'M9, e anche l'M9 si porta alla fine dietro fermenti che risalgono agli anni 70. Parliamoci che è Giorgio Sarto che comincia a intuire l'aspetto del Museo del Novecento, no? Va bene, siamo andati fuori. Vogliamo concludere dicendo qualcosa ancora su Lucio che non abbiamo detto finora? Un piccolo ricordo particolare, di qualcosa di particolare? Oppure non lo so, comunque non riuscivo a farlo via dalla malinconia. Anche un giorno che sono stato a casa sua era questo. Lui era avvolto in questo anno. Ci siamo parlati, come sempre, mai superficialmente, non era il motivo per vederci superficialmente. O non ci vedevamo o parlavamo di qualcosa. Non lo tiravo fuori. Cioè, questo è dopo, no? Quando io poi tornavo, da quando ero all'estero, tornavo. Non era più facile. E non lo so, era radicale a modo suo, no? Era una persona radicale, cioè.
cioè lì parla di Ulisse Maino, c'era cioè, Ulisse Maino, singola rotta a me frazione. Però, però quando hai quei radicalismi là, poi la mediazione, tornando a un tema no, che, su cui ci si parlava, perché poi ognuno fa la sua strada, la mediazione diventa difficilissima e forse non c'è. C'è, c'è un nucleo di radicalità creativa che secondo me non accetta la mediazione. E poi sai cosa credo io, ma sono il mio piccolo, ma credo che i grandi artisti hanno grandi idee e quindi quando sei abituato a vivere in un mondo di grandi idee fai fatica poi a vivere una realtà in cui devi seguire una serie di mediazioni che sono incomprensibili. Sì. Per una persona così, secondo me. E io credo che questo sia il disagio di molti artisti. Non sì, allora, il punto potessi pensare in generale, no? È quando la spinta creativa deve diventare lavoro. Perché poi alla fine, se vuoi fare cantautore, entri nell'ambito del lavoro, certo. con i limiti, le strutturazioni che devi dare a quel lavoro, ma comunque lavoro. Allora, la dinamica del lavoro professionale può essere incompatibile con la radicalità della dimensione creativa. Sì. E se tu non trovi il punto di mediazione, in qualche modo il punto di mediazione è accettare. Ecco, forse Lucio non era uno che accettava. In questo senso la sua posizione radicale. Io questo lo sentivo. Anch'io penso che sia così. Allora, io ringrazio tantissimo Riccardo Caldura per essere venuto a trovarci, per aver dato questa bellissima testimonianza sul nostro amato Lucio 48. E facciamone un applauso per ringraziarlo. Grazie, buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato. Grazie. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie, è stato